Beh, come avete fatto a non riconoscere immediatamente tutti quanti un grande classico dell'intrattenimento digitale, amato da grandi, piccini e anche da Lenz? Konozuppa è stato il più rapido di tutti a riconoscere Deae Tonosama Appare Ichiban, mentre Emanuele dà una risposta sbagliata ma correttissima. Ring Fit Adventure brucia grassi. Beh, effettivamente. Vabbè, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non avere come protagonista Kirby. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, discuteremo prima dell'ultimo annuncio a sorpresa da parte di Nintendo completamente random, poi del possibile leak della seconda ondata di percorsi del pacchetto aggiuntivo di Mario Kart 8 e infine anche di GTA 6 che continua a mietere vittime una dopo l'altra. Prima di iniziare però vi invito ad abbracciare la causa Poraccia e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com, la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e inizierei da una dichiarazione ufficiale di Square Enix che mi ha fatto crepare dalle risate. Una roba da console war anni 90, un vero tuffo nel passato. Durante un'intervista relativa al nuovo capitolo di Final Fantasy VII, il producer di Rebirth, che ricordiamo sarà la seconda parte del remake, che non è più un remake, si è espresso sul perché il titolo sarà un'esclusiva PlayStation 5. La risposta è molto semplice. Siccome l'avventura si sviluppa in un vasto mondo dopo la fuga da Midgar, il più grande collo di bottiglia sono le risorse allocate per i caricamenti. Abbiamo ritenuto avessimo bisogno delle specifiche tecniche di PS5 per superare questi ostacoli e viaggiare nel mondo di gioco senza problemi. Sì, insomma, senza SSD è impossibile pensare un open world. Questo sì che è il potere dei caricamenti velocissimi e anche un po' del marketing. L'affermazione mi ricorda tanto la storiaccia dei portali in Rift Apart, la prima vera esclusiva PlayStation 5 a sfruttare appieno l'hardware della console con una tecnologia innovativa e sappiamo tutti com'è finita. Speriamo almeno che in Rebirth questo gli permetta di evitare di inserire caricamenti nascosti dietro a continui passaggi in cunicoli strettissimi. Vi ricordo inoltre che siamo nel bel mezzo dei Prime Days, i due giorni dove gli utenti Amazon Prime possono usufruire di alcune delle migliori offerte di tutto l'anno. Nel gruppo delle offerte Poracci ho già iniziato a segnalare una quantità di roba assurda, ma inoltre da oggi saranno scaricabili tutti e 30 i giochi messi a disposizione tramite Prime Gaming. Basta avere un account Prime per avere accesso a titoli niente male, come la Mass Effect Definitive Edition, Grid Legends, Need for Speed Heat e anche Metal Slug 2. Sono gratis, mi raccomando riscattateli. Purtroppo anche Bandai Namco si aggiunge alla lista delle aziende messe sotto scacco da degli attacchi hacker tramite ransomware. Sostanzialmente un gruppo di malintenzionati è riuscito a trafugare dati sensibili dai server dell'azienda per poi criptarli rendendone impossibile l'accesso. Da qui la richiesta di un riscatto: o si pagano milioni di dollari oppure i dati vengono resi pubblici. Non sappiamo ancora quale sia l'entità di questo furto, ma in passato tutte le altre aziende che sono cadute vittima di questi attacchi non hanno mai pagato le cifre richieste. EA, CD Projekt Red, Capcom, tutte quante si sono viste i loro dati diventare pubblici, da piani futuri a codici sorgente di motori grafici e anche delle opere più o meno recenti. Un bel colpo da cui però sembrano esserne usciti tutti quanti a testa alta. Chissà come Bandai Namco deciderà di gestire la situazione. Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché Nintendo, e ormai mi sono anche stufato di dirlo, ha ancora una volta preso tutti quanti in contropiede con un annuncio a sorpresa. Previsto per questa estate, cioè adesso, a quanto pare c'è un nuovo gioco con protagonista Kirby che sarà una sorta di clone di Fall Guys. Ok. Innanzitutto, che bello, questo reveal in realtà mette a tacere tutti i rumor a proposito di un possibile Nintendo Direct di luglio, concentrato sulle esclusive first party, e meno male aggiungerei, non se ne può più di stare appresso a questa continua tarantella di prediction sparate a caso, senza alcun fondamento e spacciate per conoscenze da insider. Poracci, facciamo pace con quest'idea, il prossimo Direct sarà a settembre. Siamo insomma in una sorta di 2020 parte seconda, dove l'azienda di Kyoto rilascia trailer a caso, presenta
presentando, per lo stupore di tutti gli utenti, nuovi giochi e iniziative senza alcun preavviso. Ma quindi cos'è questo Kirby's Dream Buffet? Beh, difficile a dirsi perché a parte qualche immagine di gameplay, le informazioni a riguardo scarseggiano. Possiamo intuire si tratti di una sorta di ibrido tra Mario Party e Fall Guys, a tema dolciumi. E dai, se vogliamo c'è anche un po' di racing game alla Air Ride. Non trovate? Dal sito ufficiale americano apprendiamo che si tratterà di un'esclusiva NSO prevista per quest'estate, dove quattro giocatori si sfideranno in delle corse divise in quattro round, dove l'obiettivo sarà quello di raccogliere quante più fragole possibili per diventare giganti e primeggiare nella battaglia finale. Il gioco sembra coloratissimo e divertente e ha anche senso sfruttare Kirby per un'operazione del genere. Da una parte abbiamo una mascotte che si è sempre prestata per titoli fuori di testa e dall'altra il successo di Kirby e la Terra Perduta va massimizzato e ben vengano esperimenti del genere. Purtroppo di più non possiamo dire, non è chiaro quale sia l'entità del progetto, se si tratterà di poco più di un minigioco o di un titolo più corposo con modalità extra e contenuti aggiuntivi. Così come non sappiamo il suo prezzo. Si tratterà di un gioco gratuito per gli utenti NSO? Oppure magari di un titolo a pagamento, proposta a prezzo budget, che però sarà incluso tra l'offerta gratuita per gli abbonati al pacchetto aggiuntivo? Mentre aspettiamo di scoprire di più su questo gioco, che dovrebbe comunque uscire fra poco, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come reveal, vi ha convinto? E poi, la cosa più importante, faranno un'edizione fisica? E a proposito di direct mancati, non dimentichiamoci che in teoria, prima della fine del mese, dovremmo avere il reveal e la data di uscita della seconda ondata del pacchetto percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe. Mi aspetto anche per questa occasione un reveal senza preavviso, però dal Giappone potrebbe essere giunto un indizio fondamentale su questa data di pubblicazione. Infatti sfruttando i 7-Eleven, i minimarket diffusissimi su tutto il suolo nipponico, possiamo avere delle piccole anticipazioni sulle strategie di Nintendo. Questo perché fuori da questi locali ci sono affisse delle pubblicità di cui viene però anche indicata la scadenza e il giorno in cui verranno sostituite da nuovi inserti pubblicitari. In passato, tramite le segnalazioni dell'utente PushDown, più di una volta si era riusciti ad anticipare le date di pubblicazione dei lottatori aggiuntivi di Smash e ora la stessa storia si ripete con Mario Kart. Questa pubblicità raffigurante solo la prima ondata di tracciati verrà rimossa il 17, questa domenica. Ora potrebbe tranquillamente venire sostituita con qualsiasi altra pubblicità relativa ai prodotti Nintendo, ma con le tempistiche ci siamo, quindi io mi aspetterei un annuncio entro la fine di questa settimana e con questo l'arrivo di una nuova pubblicità, che includa anche la seconda ondata. Anche se ormai inizia a esserci veramente poco spazio a disposizione tra il trailer di Kirby e l'uscita di Puzzle League questo venerdì. Voi poracci cosa ne pensate? Manca poco al reveal delle nuove vecchie piste di Mario Kart? E quali tracciati verranno aggiunti secondo voi? E chiudiamo tornando a parlare di GTA 6 perché pur non esistendo ufficialmente la produzione Rockstar ormai sono anni che fa parlare di sé e non sempre per i giusti motivi. La scorsa settimana abbiamo riportato la notizia secondo la quale tanti progetti secondari portati avanti da Rockstar sono stati abbandonati in parte a causa del flop mediatico della trilogy, in parte per allocare tutte le risorse sullo sviluppo del sesto capitolo di Grand Theft Auto. Qualche giorno fa, venerdì per la precisione, è arrivato un comunicato ufficiale da parte di Rockstar Games dove veniva annunciato che il supporto a Red Dead Online sarebbe stato ridimensionato per concentrare le risorse del team su GTA 6, un titolo per il quale lo studio sente il bisogno di superare le già altissime aspettative dei giocatori. E buona fortuna, aggiungerei. E ora, a completare il trittico, nuovamente l'insider Tez 2 se n'è uscito con un'altra bella bomba. Anche la versione next gen di Red Dead Redemption 2 è stata abbandonata in favore di GTA 6. Cioè, praticamente qualsiasi cosa non sia Grand Theft Auto non ha più senso di esistere all'interno dei team di produzione Rockstar, il che è un vero peccato. Sarebbe stato super intrigante vedere un motore grafico come quello di Red Dead Redemption 2 sfruttare appieno le potenzialità degli hardware next gen, ma a quanto pare non se ne farà niente. Però, oh, magari questo GTA 6 sarà veramente impressionante. Chissà solo quando riusciremo a metterci le mani sopra. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Buffet, Michele Kart,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! I link li trovate in descrizione, io ho detto tutto, la batteria si sta per scaricare, iniziamo! Cioè si sta scaricando, assurdo.